Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Che ci fate voi giù qui? Vabbè, a questo punto iniziamo, che video lì. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo nello speciale di Capodanno. Infatti oggi è il 31 di dicembre quando uscirà questo video. E quindi andremo a parlare dei buoni propositi per l'anno nuovo, ovvero per il 2019, che spero ci riserverà tante sorprese e tante gioie. Perché in questo 2018 devo dire che non ne ho vista nemmeno una, quindi... Magari una gioia ogni tanto non farebbe male, che dici? Quindi niente, eccoci qui, andiamo a parlare, vediamo un po' che cosa possiamo fare, vediamo un po' quali sono i nostri piani da migliorare, quali sono le cose che dobbiamo fare in questo 2019 per essere al 100% contenti e soddisfatti. Sicuramente un ottimo piano è quello di comprarsi una buona videocamera, perché registrare con il telefono non credo sia sempre un'ottima idea. Quindi sì, dai, come primo obiettivo mettiamo comprare una videocamera. Poi, come secondo obiettivo, potremmo mettere sicuramente essere promossa con ottimi voti alla fine dell'anno. Perché l'anno scorso, per chi non lo sapesse, sono stata promossa con tutti 9 e quindi ho preso abbastanza punti credito. E anche quest'anno, che sono in quarto superiore, voglio riuscire a essere promossa con tutti 9. Un altro buon proposito, che soprattutto legato a YouTube, è quello di riuscire a raggiungere i 1000 iscritti. Secondo me nel corso del 2019 riusciremo a farcela, quindi è anche grazie a voi. Quindi se vi fa piacere condividete i miei video, invitate i vostri amici a guardarli e vedremo insomma come andrà la situazione. Un'altra cosa da fare è soprattutto cercare di portare dei contenuti nuovi, ovvero la mia intenzione era quella di portare più contenuti in giro, soprattutto quando ne ho la possibilità, quindi soprattutto l'estate, quando le giornate comunque sono più belle e non c'è quella fastidiosissima pioggia invernale, diciamo. Anche se comunque Napoli è la città del sole, quindi più che altro c'è sempre bel tempo. Infatti stamattina stava piovendo, adesso invece c'è un sole della Madonna, quindi... non ci possiamo lamentare da questo punto di vista. Quindi sì, nel corso del 2019 cercherò di fare più vlog all'aperto, anche perché amo vloggare e far vedere ciò che faccio e magari far vedere monumenti o cose del genere. Quindi se avete anche altre idee di posti che vorreste vedere, fatemelo sapere qua sotto. Poi direi di cambiare stanza e di andare in camera mia. Ok, con questa luce della Madonna vicino alla finestra. Allora, un altro buon proposito è sicuramente quello di prendere la patente, perché a giugno compirò 18 anni e quindi... prima o dopo comunque voglio prendere la patente, perché voglio imparare a portare la macchina per fare poi tante belle cose insieme. Ancora un altro obiettivo per l'anno prossimo potrebbe essere quello di viaggiare, perché appunto il 12 giugno compirò 18 anni e quindi mi andrebbe di andare a fare qualche giro. Soprattutto per il mondo, ma direi che al momento ci teniamo sull'Italia. Quindi magari mi piacerebbe andare a fare, magari anche insieme a dei miei amici, qualche weekend fuori Napoli. Quindi per esempio, non so, andare a Milano, andare a Roma, andare a Venezia e tutto il resto. Ci riusciremo? Lo scopriremo in futuro. Un altro buon proposito è sicuramente quello di finire tutta la camera con i LED, perché sì, sono davvero fighi e fanno un effetto che mi piace un botto. Ritornando alle cose serie, invece, un altro buon proposito che mi posso mettere è quello di trovarmi un lavoro, ovvero trovarmi un lavoro e mettere da parte i soldi per fare tutto quello che poi voglio fare. Quindi per andare a fare viaggi, per andare a concerti, per andare a comprare cose di cui non ne ho necessariamente bisogno, ma che comunque mi piacciono e quindi le vorrei comprare. E poi fare tante belle cose, quindi secondo me... ci può stare come cosa. E poi in realtà non saprei che cos'altro mettere più, cioè al momento non mi viene più in mente nulla, quindi queste sono le cose principali che voglio fare in questo 2019. Soprattutto un buon proposito, ma molto molto interessante, è quello di capire bene che università scegliere una volta finito il quinto superiore, ma per questo ci parleremo nel 2020, perché cioè adesso sono ancora in quarto, quindi
devo ancora iniziare anche la quinta, perciò abbiamo ancora un po' di tempo per decidere. Dopo aver spento LED e la lampada, devi ritornare dall'altro lato che c'è più luce. Ok, e direi che qua ci possiamo mettere a concludere questo video, che direi che è già durato abbastanza. I miei buoni propositi per l'anno nuovo sono questi qua. Se voi avete dei buoni propositi, fatemeli sapere qua sotto nei commenti, perché adesso sono davvero curiosa di sapere che cosa volete fare della vostra vita, della vostra esistenza, non so. E sì, sicuramente un altro buon proposito è quello di portare più contenuti qua su YouTube, e quindi cercherò di fare almeno un video a settimana da gennaio fino appunto alla fine dell'anno prossimo. Non so questa cosa quanto potrebbe riuscire, quindi dipenderà anche soprattutto dal vostro supporto, perché comunque sapete che tra compiti, interrogazioni, studio vario e cose, comunque impegni personali, diciamo che non è che posso stare sempre lì a caricare nuovi video. Però quando ho l'idea giusta da portarvi, sono sempre pronta a portarveli, quindi ci sto lavorando, sto mettendo da parte un paio di idee per i prossimi contenuti che vorrei realizzare, e quindi piano piano riusciamo a fare tutto. Poi, come ho detto, con l'acquisto di una buona videocamera sarò anche più propensa a fare video, perché comunque non dovrò stare lì a consumare la batteria del mio telefono, che magari mi potrebbe servire per fare altro, per esempio soprattutto quando devo uscire, che magari se registro un video poi non mi posso portare il telefono e quindi il video non lo registro. Invece, avendo una fotocamera, tutto ciò non dovrebbe capitare, perché appunto il telefono lo uso per fare tutto quello che faccio normalmente con il telefono, e la videocamera la uso per registrare video, quindi anche se la batteria dovesse essere scarica non mi interessa così tanto, diciamo. Comunque sono già all'una, quindi io direi che questo video può anche terminare qua, perché devo andare a mettere la tovaglia, che tra poco torna mia sorella da scuola, ed oggi è pure il 17 dicembre quando sto registrando questo video, ed è il suo onomastico, perché per chi non lo sapesse si chiama Viviana. E niente, ho già parlato abbastanza, sto parlando da 10 minuti ininterrottamente, ma a me piace, perché io YouTube lo uso come un punto di sfogo, un diario, un racconto dove racconto ciò che mi accade quotidianamente, ciò che mi accade durante la mia vita, e quindi sì, direi che ci può stare. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questi tipi di video più parlati, anche se comunque ho cercato di muovermi il più possibile, perché so che magari un video statico così potrebbe venire a noia, invece magari muovendomi di qua e di là potrebbe essere anche più interessante. Quindi non so, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Fatemi sapere secondo voi quale videocamera dovrei acquistare per fare le mie video. Avevo pensato alla Sony A5100, che ha usato il buon Efrem fino a poco tempo fa, e oppure alla Canon G7X Mark II, che è la videocamera che usano praticamente tutti gli youtuber, o quasi, insomma. Bene, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un mio pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. Io vi auguro un buon Capodanno, io lo starò passando sicuramente con le cuffiette nelle orecchie, perché odio i botti di Capodanno, ma su questo poi ci faremo un video a parte. Odio veramente con tutto il cuore Capodanno e tutti i rumori forti derivanti. E sì, poi pian piano vi parlerò anche della mia fobia. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video, nei prossimi giorni, anzi, il prossimo anno. Bella!